Sono 6 mesi che mi sono insediato e è passato un po' di tempo. È difficile fare i bilanci in una situazione come quella che viviamo noi all'interno di questo comune. Questi 6 mesi sono stati 6 mesi di lavoro intensissimo, al di sopra e al di là di qualche previsione, di qualsiasi previsione. Sapevamo che avremmo trovato una situazione molto difficile, ma non ci saremmo mai aspettati una situazione così difficile, così complicata e per certi versi e per certi aspetti così compromessa. Abbiamo subito dovuto confrontarci con il rischio del dissesto economico e finanziario dell'ente, che per il momento siamo riusciti ad evitare, e abbiamo dovuto confrontarci con la necessità di riorganizzare sostanzialmente dalle fondamenta questo comune e questa amministrazione. Dobbiamo riorganizzare la macchina amministrativa, lo stiamo facendo con grande dedizione e con grande impegno e anche con la collaborazione proficua e preziosa dei dipendenti. 6 mesi sono un tempo sufficiente per capire quale sarà il nostro impegno da qui al futuro. Ci sarà tantissimo da lavorare, la strada è lunga, è in salita e piena di curve. Però siamo convinti di potercela fare perché abbiamo trovato nella città il giusto riconoscimento al lavoro che stiamo facendo e al grande senso di responsabilità che ci sta guidando in questi 6 mesi. Il primo obiettivo è quello di restituire legalità a questo comune e dunque restituire legalità a questa città. Noi in campagna elettorale abbiamo utilizzato 3 principi che vogliono e che informeranno la nostra attività di governo: legalità, trasparenza e partecipazione. E queste 3 cose le stiamo facendo con grande impegno e credo che i primi risultati si stiano vedendo. Finalmente questa amministrazione inizia a diventare una casa di vetro perché sono pubblicati tutti gli atti amministrativi che questa amministrazione prende. Abbiamo un sito internet che sta coinvolgendo migliaia di persone ogni giorno e quindi abbiamo messo in piedi degli strumenti e dei canali di comunicazione permanente che permettono ai cittadini di essere informati ma anche di partecipare alla vita cittadina. La legalità è l'altro nostro impegno prioritario, lo stiamo facendo cercando di riparare alle grandi disfunzioni, alle grandi irregolarità e ai grandi problemi che abbiamo trovato. È un percorso lungo, ma abbiamo intrapreso la strada giusta. Il 2013 sarà un anno difficile, però sarà l'anno nel quale vogliamo coniugare la politica di risanamento e di razionalizzazione della spesa con una politica di rilancio e di sviluppo della città anche dal punto di vista e soprattutto dal punto di vista economico. Entro fine gennaio approveremo il bilancio consuntivo del 2011 e soprattutto andremo ad approvare il bilancio preventivo del 2013, che per la prima volta verrà fatto all'inizio dell'anno e non alla fine dell'anno come avveniva in passato. Io in questi giorni, molti di voi l'avranno ricevuto, mi auguro tutti, nelle vostre cassette della posta, ho mandato una lettera ai concittadini, ai reatini, perché credo che sia giusto informarli di quello che è successo in questi 6 mesi e soprattutto di quello che abbiamo fatto. Avremmo voluto fare molto di più, avremmo voluto organizzare più assemblee pubbliche, avremmo voluto costruire un rapporto più stretto con i cittadini. Non è stato possibile perché siamo stati costretti a lavorare all'interno dell'istituzione per risolvere tantissimi problemi che ci sono, ma il 2013 ci permetterà di investire ancora di più sulla partecipazione e sul coinvolgimento dei cittadini. Nonostante questo abbiamo organizzato tantissime assemblee di quartiere, abbiamo organizzato 2 assemblee plenarie presso la biblioteca comunale che sono state molto partecipate e che ci hanno dato il segnale che stiamo sulla strada giusta, che è quella della condivisione, che è quella del dialogo, che è quella del rapporto con i cittadini che devono essere coinvolti nelle scelte che fa l'amministrazione. Dunque non solo governare per i cittadini, ma soprattutto governare con i cittadini. Stiamo rimettendo in piedi tutti gli uffici, inizia finalmente la rotazione degli incarichi dirigenziali, tra poco partiranno altri strumenti di partecipazione come le consulte. Vogliamo rilanciare questa città in Italia e in Europa. Uno dei primi impegni, io ci tengo molto a questo, del 2013 sarà quello di far partire il progetto che sta curando il nostro assessore al turismo e alla protezione del territorio, Eurieti, che vuole coinvolgere tutti i reatini, i giovani reatini che vivono e lavorano all'estero, ma che possono riportare in città il loro talento e la loro professionalità. E un'altra cosa a cui tengo molto è un viaggio che vorrò fare a Bruxelles per andare a parlare con tutti i reatini, con tutti i
quelli che vivono a Bruxelles, a Maastricht, e che possono dare un grande contributo per costruire un canale, un rapporto tra la nostra città e l'Europa. L'Europa è il futuro, noi vogliamo istituire l'Ufficio Europa per permettere a questa città di accedere ai finanziamenti europei e dunque rilanciarsi anche dal punto di vista della sua visibilità internazionale. Per questo è importantissimo il lavoro che possono fare a favore della loro città i tanti reatini che vivono in Europa e che lavorano con l'Unione Europea. Io do a tutti i migliori auguri, faccio a tutti i migliori auguri di buon anno, speriamo e ne sono sicuro che il 2013 sia migliore del 2012, ma il 2012 è un anno, diciamo così, storico per la città, perché dopo 18 anni siamo riusciti a liberare questa città e pensiamo che proprio lo spirito delle elezioni che hanno permesso a me di vincere e al centro-sinistra di tornare al governo della città debba essere lo spirito che nei prossimi anni ci guiderà al risanamento, al rinnovamento e al rilancio della città. Grazie a tutti e buon anno.